dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano le serafine. Ognuno aveva sei ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle da montare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda me. Parola di Dio. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande la gloria del Signore. Canterà il Signore, grande la sua gloria. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un aborto. Io, infatti, sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Grazie.
venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. Eventi straordinari,
avvengono in questo luogo altrettanto straordinario. Chissà che in Terra Santa viene colpito dalla natura della Galilea e da quelle che sono le bellezze di quei luoghi. Quei luoghi che sono stati caratterizzati, ancor più nella loro bellezza, dalla presenza stravolgente di Gesù, del Figlio di Dio fatto uomo, che veniva seguito, oserei dire inseguito, da numerose folle che lo volevano ascoltare. E ritrovandosi nella zona di Afginosar, Genezaret, dove abbiamo preso la barca per intendere per quelli che sono stati in Terra Santa, e da lì siamo partiti per andare a fare un giro col battello sul lago di Tiberiade, sul mare di Galilea. Proprio lì Gesù chiede, siamo un po' più a nord, poche centinaia di metri, quasi un chilometro dall'antica cittadina di Magdala, e lì Gesù chiede in prestito una barca a Simone. Attenzione, Simone era pescatore e non faceva il noleggiatore di battelli. Tra l'altro la barca serviva a Simone per farsi una crociera. No, per che cosa? Per pescare, l'avanto. La barca serviva per pescare, ma quella notte non avevano preso niente. Le reti erano rimaste vuote. Gesù chiede che possa salire sulla barca per discostarsi qualche metro dalla riva e usare questa barca quasi un pulpito per predicare. C'era tantissima gente, tutti gli facevano ressa attorno, e Gesù per predicare lascia le persone sulla riva del mare e si mette un po' più distante per annunciare la parola. E così avviene. Dopo aver insegnato dalla barca, quando finisce di parlare, dice a Simone: adesso prendi il largo e cala le reti, vai in profondità. Cos'era successo? Che quella notte Simone Pietro non aveva preso nulla. Sapete che i pescatori sanno molto di più dei falegnami per quanto riguarda la pesca. Forse un falegname potrebbe costruire un mastro d'ascia, costruire una bella imbarcazione. Ma riguardo la pesca, è, potremmo dire, improbabile che fosse anche un bravo pescatore, falegname possa dare un consiglio ad un pescatore. Ma Pietro, avendo ascoltato queste parole, dice: Signore, vuoi anche che stasera mi prendessero in giro quando andremo alla cantina dei pescatori, dove ci facciamo la birrozza, non so, ci creiamo qualche cicchetto insieme, divento una barzelletta, tutti dicono: ma come, non peschi di notte, che i pesci vengono un po' più a calda perché sono attratti dai riflessi della luna oppure dalle luci, e dovresti pescare di giorno, ma ti sei bevuto il cervello? Ma sei troppo fuori. Cosa fa? Pietro si fida di Gesù. Perché? Perché aveva già ascoltato la parola di Gesù, aveva ascoltato quello che avevano ascoltato le folle, e aveva capito che forse questo Gesù, che è sempre la seconda persona della Santissima Trinità, vero Dio e vero uomo sì, ma anche vero Dio, forse se ne intendeva un pochettino di quelle che erano le realtà create, anche perché per mezzo di lui tutte le cose sono state create, quindi forse si intende pure di pesca su Gesù. E Pietro diceva: bene, sulla tua parola io getto le reti, mi fido di te, mi fido di questa parola. E proprio perché fa così, prende una quantità smisurata di pesci e capisce che non è la fortuna del principiante, che dice: vai così e subito
dice, ma no, tu che non te ne intendi, giusto giusto tu, e riesci invece nell'impresa, capisce che lui non può competere con la grandezza di quella persona che si vede innanzi. E dice, maestro, allontanati da me, io sono peccatore, non me lo merito, io non sono degno. Veramente, io non posso ricevere questo dono straordinario. Alla fine io ho fatto poco. Che Pietro sapeva che quello che Gesù aveva compiuto era un gesto per non farlo prendere in giro dagli altri. Lo fa proprio perché Gesù capisce che Pietro si sta affidando, sta scommettendosi. Stavano rassettando le reti. E Gesù passa dalle persone che talvolta ci hanno provato, riprovato e riprovato ancora e si sono rassegnati. Ma proprio quando tu pensi di rassegnarti, Dio è in serbo per te, una sorpresa, passa il Signore. E Dio va non da coloro che sono depressi, chiusi dentro, disoccupati o inoccupati, o quelli che dicono no, non conosco di casa perché tanto non se ne trova lavoro. E ci sono di queste persone che si sono arrese prima ancora di combattere. Sono quelle persone che hanno gettato la spugna, quelle persone deluse, provate dalla vita, voi anche deluse dagli uomini, voi anche persone che sono state illuse da persone che hanno promesso matrimoni, cielo, terra, di tutto e di più, e poi si sono tirati indietro. Mercoledì inizierà il tempo sacro di Quaresima, ma perché di solito bisognerebbe sempre concatenare quelle che sono le letture, la parola di Dio di questa domenica con quella precedente e quella successiva, sono andato a vedere cosa avrebbe detto la parola di Dio di domenica prossima. E la prima lettura diceva, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, mentre benedetto chi confida nel Signore. Sarà come albero che è andato lungo corsi d'acqua, le cui radici saranno distese verso la corrente, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non appena, non intristisce la pianta e non smette di produrre frutti. Alla fine, se tu ti fidi di Dio, vedi questa provvidenza continua del Signore nella tua vita. Un Dio che provvede, un Dio che si prende cura di te, un Dio che viene a trovarti quando tu non vai più a trovarlo. Gente che sicuramente erano lontani da quello che poteva essere il contesto religioso. Dio non ti chiama nel Tempio, non ti chiama neanche in questo santuario, e non ti chiama in questo, in questa chiesa, e non ti chiama nella parrocchia, non ti chiama. Dio passa nel tuo quotidiano. Dio passa dove sei tu, nel tuo lavoro, nelle tue faccende. Quando tu ti impegni e metti veramente del tuo lavoro, Dio benedice l'opera delle tue mani. E per farti capire che veramente tu non potresti fare nulla, e ce lo diceva il Salmo, l'orante, proprio nella penultima espressione che abbiamo ascoltato, il Signore farà tutto per me. Alla fine non devi essere tu a fare tutto, neanche per il Signore. Io per il Signore ti faccio tutto, ma tu non devi fare niente, perché è il Signore che fa tutto per te. Lo devi non solo comprendere, ma sperimentare. Non sei tu a fare le cose, è Lui che attraverso di te compie meraviglie. E Lui che vuole fare meraviglie nella tua vita, nella misura in cui glielo permetti. E allora questo è il miracolo della grazia di Dio, che ci rende degni pur non essendo noi degni. Dice San Paolo, io mi sento veramente un aborto, una creatura che non merita neanche di vivere, espulso persino dal grembo materno, una cosa terribile, abominevole. Dice San Paolo, io non merito questo. Però il Signore, la sua grazia,
mi permette di trasmettere ciò che io ho ricevuto. Il Vangelo che io vi annuncio è quello che io ho ricevuto. È l'esperienza che io faccio che trasmetto. E questo dovremmo trasmettere noi. Non una dottrina, non un catechismo. Possiamo essere tutti bravi, scaricarci magari qualche paginetta e gliela raccontiamo. Qualora magari ci fossimo anche preparati e ripassata prima, mi è capitato di affidare questo compito, non qui per fortuna, in altre situazioni, in altri contesti, e di dire, guarda, ti mando una traccia, ti mando un... prova a vedere qualche cosa. Oh, l'hanno detta, manco tanto significa, manco loro capivano quello che stavano leggendo, e per giunta, no, un peccato, no? Perché è un'opportunità sciupata. Il Signore non ti dice che devi vendere parole e chiacchiere, ma devi raccontare quello che tu hai fatto esperienza, quello che tu hai vissuto. E se tu narri le meraviglie che Dio ti dona, ti offre, vedrai veramente stravolgersi la tua vita e la vita anche di coloro che ti ascoltano, perché oltre ad essere credente in quella parola sei credibile, perché l'opera di Dio si è manifestata in te. E allora comprendete quando durante una visione straordinaria, diremmo noi mistica, un'esperienza del divino trascendente, Isaia vede il Signore, ha questa visione, Dio seduto sul suo trono, i lembi del mantello, e c'è il costo, il lembo del mantello, un po' messaggio pubblicitario in questo momento, ecco, mi sarà per 2 settimane, chi vuole partecipare può chiedere anche ad Annabella, e i lembi del mantello di Dio rivestivano il Tempio, avvolgevano tutti. Significa che la presenza di Dio era tangibile, la potevi toccare. I serafini, i cherubini che gridavano a gran voce, c'erano anzi queste ruote di fuoco che passavano da un lato all'altro, non viene descritto nel testo liturgico che viene proclamato, ma nel testo biblico c'è queste ruote di fuoco che andavano avanti e indietro, un turbinio dove noi veniamo inseriti. E cosa avviene? Questi angeli che cantano santo, 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 tutto tremava, tutto impupiva. E il profeta dice, io sono perduto, io sono perso, perché io non posso dire niente di quello che ho visto, perché non mi crederanno. Penso che qualche volta pure noi l'abbiamo detto, se io racconto quello che ho visto, con l'esperienza che ho fatto, non mi credono. Perché mi conoscono sotto un altro aspetto. E se io gli dico quello che il Signore invece mi ha fatto sperimentare, non mi credo. Il Signore manda il suo angelo a purificare le labbra. Che significa? A dare una parola di fuoco. Una parola diversa da quelle che sono le nostre chiacchiere. Ogni tanto c'è qualcuno che mi racconta qualche sogno. Che significa? Paciuccio. Forse ho sbagliato il numero, quello dei tarocchi doveva chiamarlo. Ma come? Se tu hai un messaggio, se il Signore ti sta dando un messaggio, oppure ti fai smorfiare che giochi il numero all'8, tu non lo so. Se il Signore ti dà un messaggio, cercare di dirlo tu, ma soprattutto di attuarlo nella tua vita. Perché se il Signore ti dà una visione, ma tu non la devi parlare, la devi vivere, la devi fare. Se il Signore ti dà di vedere, se il Signore ti dà di sperimentare l'opera sua, permetti a Dio di compiere l'opera sua nella tua vita e vedrai meraviglie e vedrai il compiersi di quelle benedizioni che non ti fanno avere più paura. San Pietro lo dice, Signore allontanati da me, io sono un peccatore, io non sono degno. E veramente noi non siamo degni di quello che Dio compie per noi. Ma il Signore dice, non temere, non è un problema tuo. Se ti ho scelto, non è un problema tuo. Eventualmente è un problema mio. Me la vedo io, perché ho scelto te e non un altro. Forse noi tante volte
abbiamo avuto la tentazione di dire: ma io non sono in grado, non sono capace. Quante volte abbiamo detto: io non ne sono capace di fare questa cosa, non sono capace di studiare, non sono capace di fare questo lavoro, non sono capace di fare il papà, di fare la mamma. Bene, più volte l'abbiamo detto quasi come uno slogan: Dio non sente che è capace, ma rende capace chi sente. Ci pensa lui, non temere. Tu continua a fare quello che hai fatto fino ad ora. E Dio non ci dice di cambiare mestiere. Dio non ci dice che dobbiamo fare altre cose. Noi dobbiamo continuare a fare le cose che facciamo, ma in maniera differente. Che cosa faceva Simon Pietro? Il pescatore di pesci. E ora Gesù gli dice: no, tu devi continuare a fare il pescatore, ma di uomini. E c'è una grande differenza. Perché far uscire i pesci dall'acqua, sì, è per un lavoro, è redditizio, tant'è che c'erano i soci di Simon Pietro, che erano Giacomo e Giovanni, e si erano messi d'accordo ed erano soci in affare. Non so, probabilmente avevano 50-50, un quarto ciascuno, il 25% delle azioni di questa società in accomandita da semplice, forse, non sappiamo, no? Ma non ora si ritrovano ad essere apostoli e si ritrovano ad essere soci non più per un'opera propria e per un proprio utile, ma per l'opera di Dio. E diventano pescatori di uomini. E c'è una differenza, che quando tu fai uscire dall'acqua gli uomini, significa che li hai salvati, che stavano negando. Allora questo ci dice il Signore. Noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare. Se Giovanni sa suonare, lui deve continuare a suonare per la salvezza di tutti, di quanti incontra. Guardate che è normale. Noi dobbiamo fare ciò per cui Dio ci ha programmati, ci ha progettati, ci ha inseriti in un disegno straordinario, e dobbiamo continuare a fare quello che Dio ci ha detto di fare, e le stesse medesime azioni, ma che con la grazia di Dio, che ci ha scelti pur non essendo degni, permettere a Dio di renderci degni. Lo diremo durante la preghiera, tutte le volte a messa: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, io non sono degno. Centurione Romano: Signore, io non sono degno. Per cui sapeva lei a fare il suo, perché non era degno della guarigione. E noi sappiamo di fare il nostro, perché non siamo degni, naturalmente ci andiamo a confessare. Ma il Signore che ci rende degni. Beati gli invitati, venite, voi siete stati invitati, ma non perché eravate degni, ma perché la mia grazia vi renderà degni. Allora noi diventiamo degni, non tanto per quello che abbiamo già fatto, ma per quello che Dio sta vedendo che attraverso di noi potrà fare. Dio ci rende degni perché ci dona quella grazia che trasforma anche il nostro modo di fare. Ecco perché Dio ci chiama, ecco perché Dio ci dà fiducia. Forse non abbiamo noi fiducia in noi stessi, ma Dio ha fiducia in noi e ci vuole veramente inondare della sua grazia, e ci permette veramente di sperimentare l'opera sua che si realizza in noi. Allora vogliamo concludere questo momento proprio dichiarando la nostra disponibilità, dicendo il nostro eccomi, come disse Isaia. Quando Dio domanda chi manderemo e chi andrà per noi, ecco, manda me. Ciascuno di noi dovrebbe stasera dire: oh Signore, io non so perché hai scelto me, ma io ti dico: ci sono. Quello che so fare, continuerò a fare. E se la tua grazia passa attraverso di me, succederanno meraviglie. Alla fine potrò dire: grazie, Signore. Perché io veramente non ero degno, ma tu non solo mi hai reso degno. Questo essere degno comporta che io posso stare vicino a te. Wow.
Ed è bello quando Gesù ci dice: vieni con me, che il Signore ci permette di venire dietro di noi. E attenzione, proprio per capire che non siamo stati noi a scegliere Lui, ma è Lui che sceglie noi, Lui ci manda ad essere testimoni nelle nostre famiglie. Sapete che è stato il primo evangeliario, il primo evangelizzatore? Ricordate chi era l'evangeliario? Chi era l'evangeliario? Colui che correva. Sembrava attento domenica scorsa, invece no. L'evangeliario era colui che correva a portare la notizia della vittoria. Quello che si faceva la maratona. E dire: abbiamo vinto, abbiamo vinto! Poi ci vediamo in parte a morire. E qual è stato il compito di questa vita? Qual era? Annunciare la vittoria. Ma ci mai è morto? No, è entrato nella gloria. Che il suo riporto si tramanda fino ad oggi. Ed è così. Vedete, il primo evangelizzatore, sapete chi è stato? L'indemoniato dall'altra riva del lago. Colui che era stato posseduto dalla legione e che era seduto, vestito e sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione. Quelli che non hanno una personalità. Quelli che sono indemoniati e che hanno tanti demoni nella loro vita. Questi sono i giorni in cui si festeggia il carnevale. E il mondo ci dice che ci dobbiamo mettere le maschere. Venendo qua in Sicilia, tutti quelli che sbarcano, c'è un bel manifesto di Leonardo Sciascia che dice: ti stupirai di quante milioni di maschere vedrai posarsi su pochissimi volti. Ed è vero, sono una persona che si meravigliano. Dice qualcuno: non ti stupisci mai di conoscere le persone, nel senso che sempre le stesse hanno molteplici volti. Bene, la grazia di Dio ci fa essere uno, ci fa togliere le maschere e ci fa essere noi. Anzi, proprio nei nostri volti si potranno scorgere le lineamenta del volto di Dio. Noi saremo veramente riconoscibili nelle nostre azioni e anche nei nostri volti. Io dimostro attraverso di te. Ecco, questa è la fiducia che Dio ci dona. Dobbiamo concludere allora questo momento con un canto che possa esprimere tutto questo, che possa esprimere la nostra adorazione, il nostro eccomi, ma anche la chiamata di Dio, che possa esprimere sì la nostra miseria, ma soprattutto la sua misericordia, che possa esprimere magari anche la nostra debolezza, il nostro peccato, ma soprattutto la sua grandezza, la sua grazia che ci salva. A lui la gloria, i secoli dei secoli. Amen.